ben ritrovati in una nuova giornata, ovviamente. Ben trovati in questo nostro nuovo vlogmas. Proprio oggi per me è un vero e proprio vlogmas, perché mi sono svegliato praticamente con il ghiaccio anche nelle vene, proprio niente, un freddo impressionante, meno 2 gradi in questo momento. E poi tra l'altro, essendoci il cielo sereno, ecco, non piove, non è coperto, si forma tutto il ghiaccio ovunque, nelle strade, c'era tutta la campagna, insomma, l'erba tutta ghiacciata da questa brina, i tetti delle case idem, e niente. Ora io sono sceso perché sono le 9.22, alle 10 ho appuntamento in banca. Ora, siccome la mia referente, insomma, la signora con cui sono in contatto io, è in ferie per adesso, ho preso appuntamento, però non mi hanno dato l'appuntamento nella filiale dove c'è questa mia referente, ma in un'altra filiale che è più lontana di 16 km. Quindi, siccome appuntamento è alle 10, ho deciso di partire un pochettino prima, anche perché non so dove sia, comunque col navigatore ci arrivo tranquillamente, però insomma mi dava circa 40 minuti di strada. E niente, adesso c'è il sole che bacia i belli. Quindi questo è quanto. Niente, sto andando in banca perché io ho l'applicazione nel telefonino, sia della banca online, ma quella insomma mi funziona perfettamente, però mi sono scaricato anche la funzione del Pay, cioè che io appoggio il telefonino nel terminale del bancomat, insomma dell'esercizio commerciale, insomma, che possa essere, e pago come se fosse una carta bancomat. Soltanto che si è disattivata, perché ho fatto un aggiornamento sull'applicazione, si è disattivata, e quindi ho bisogno di un nuovo codice che mi danno loro, però insomma c'è bisogno della mia richiesta firmata, perché c'è il discorso della privacy. Quindi piuttosto che mandargli una lettera firmata con il mio documento di identità, mandargli il tempo che loro poi la mandano alla sede centrale, il tempo che poi la sede centrale mi risponde a me, ho preferito andare direttamente in banca e fare tutte cose ambress. E così, poi con l'occasione, insomma, siccome mi è arrivata pure un'altra busta, sempre dalla banca, dove mi dicevano di prestare la mia autorizzazione, la mia disponibilità per il trattamento dei dati, perché dal 2024 ci saranno nuove condizioni economiche, insomma, faccio, guarda, ci vado, faccio tutta un'unica ammaicata, come si dice da noi, e così ci sto andando. Come potete capire, insomma, il cielo è buono, bello, c'è il sole, freddo da morire. Sono in questo momento in autostrada, e traffico moderatamente limitato, oltre a Giulia ci sono pure quello, informazioni ANAS. E questo è quanto, ragazzi. Ieri giornata soft al lavoro, oggi penso che sia pure una giornata come ieri, senza grandi note di rilievo. E vediamo, comunque io intanto sto andando là, poi magari ci sentiamo dopo per aggiornamenti, vi aggiorno un pochettino su come è andata e su quello che ho risolto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Buongiorno a tutti voi amici nostri e benvenuti in questo nuovo Vlogmas. E allora ragazzi, è un buon pomeriggio, perché io stamattina sono uscita. E sono uscita perché da che sono andata a lasciare ad Alessia a scuola, e poi che ero in ballo, ho continuato a ballare, come vi dicevo, alla fine ho preferito così, non sono rientrata in casa, e quindi sono andata, diciamo, in quel negozietto carino, diciamo che vende tutte le cose per la casa. E diciamo che non ho trovato nulla di particolare, se non praticamente, ora vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Ecco questi, ho acquistato i coprisedia, perché diciamo che c'erano qui. Ecco, aspettate, così vi posso parlare. Diciamo che c'erano i coprisedia, però erano
altissimi, e siccome soprattutto Alice, che si ci mette sopra, ogni volta cadeva perché erano veramente troppo alti e lei perdeva l'equilibrio. L'altro giorno li ho visti dei cinesi, questi uguali, ed erano 20 euro. Ho detto no, non glieli do 20 euro, anche perché non sono granché, non sono chissà che cosa, ecco. Quindi oggi ero lì ed erano in super offerta a 10 euro, 9,90 euro, quindi li ho presi subito. C'erano solo questo colore, però volendo, diciamo, qua effettivamente è tutto col verde, quindi ci stavano. A me piacevano più sul marrone, marrone scuro, però non ne avevano. E quindi ho acquistato questi. Poi invece sono stata in un negozietto di giocattoli, perché veramente mi mancava ancora da acquistare qualcosina per Alice. Siccome l'altro giorno, quando ero al centro commerciale, se vi ricordate, ho detto che ha fatto un po' con la pazzerella perché voleva una bambola, che lei già qua ne hanno due di queste, sono le Cry Babies, ne hanno già due e lei gioca solo con queste. E l'altro giorno al centro commerciale, appunto, si era fissata, mamma mia, con questa bambola, e ha fatto proprio niente, proprio non ve lo posso neanche dire. Me ne sono dovuta scappare dal centro commerciale, tutto questo. E quindi ho detto, cioè, o meglio, ho visto su Facebook, mi è passata la pubblicità di un negozietto, diciamo che non è proprio in questo paese, però è dove vivevo prima io, che si chiama Villa Abate, questo paese. E lo conosco questo negozio, anche se ci sono andata mezza volta, non è che chissà quanto, però vedo sempre che ha prezzi ottimi per i giocattoli, è un negozio proprio di giocattoli. E ci sono andata perché ho visto che c'era una super offerta. Queste bambole di solito costano 40-45 euro, invece erano a 19,90 euro. Ho detto proviamo, vediamo se ne hanno ancora. E avevano, fortunatamente avevano l'ultima, e io l'ho presa. Lei gliel'ho data in mano perché ovviamente era con me Alice, gliel'ho data in mano, però poi appena siamo arrivati a casa, alla prima svista gliel'ho tolta e l'ho messa da parte, così che poi la può scartare per Natale. E niente, sono contenta perché proprio sarà al settimo cielo, perché ora magari non se lo ricorda più, ecco, diciamo che l'abbiamo comprata perché non l'ha più cercata, però appena la apre sarà una sorpresa meravigliosa. E niente, poi dove sono stata? No, mi sembra. No, basta, non ho fatto più niente poi. Poi sono stata al negozio dei cinesi perché ieri ho dimenticato ad acquistare il termometro, quello digitale, perché io l'avevo, ma si è scaricato. Cioè, o meglio, non si è scaricato, mio padre me l'aveva comprato, ma già me l'ha comprato che la scarico, quindi praticamente non mi funzionava più. Siccome ho visto che era un pochettino pure, non era proprio il massimo, ho visto questo dei cinesi, ho detto vabbè, proviamolo, lo compriamo. L'ho preso e basta, su tutto questo. E poi sono tornata a casa, ho fatto le faccendine che avevo, ma erano già le 10:30. E poi sono andata a prendere Alessia, ma abbiamo mangiato e ho messo ad Alice a dormire. Quindi, diciamo, ancora sta riposando. Già mi sono fatta i piatti del pranzo. Quasi sembra mezzanotte perché il cielo è un po' così. Un po' così, poi non lo sa manco lui cosa deve fare. E basta, mi sono fatta pure una bella lavata stamattina e tutto quanto. Nel frattempo, però, che io sono tornata a casa, stamattina però alle 10:30, mi ha suonato il corriere e mi è arrivato un bel paccone. Questa volta questo paccone. No, questa volta di nuovo, perché già mi ha già mandato un bel paccone Amalia e me ne ha mandato un altro, ce le ha mandato un altro. E quindi adesso aspetto che si svegli Alice, così lo apriamo poi insieme e vediamo che cosa ci sarà dentro, ma visto già il pacco la prima volta, mi immagino ci sono cose meravigliose, perché Amalia sempre è pure dolcissima. E niente ragazzi, niente di particolare. Adesso io fra un pochino però la vado a svegliare perché non voglio che dorma chissà quanto, perché altrimenti poi non dorme stanotte. Fra un pochettino, un'altra mezz'oretta gliela faccio fare. E basta. E da stanotte non ha avuto più grossa febbre e così ci aggira intorno ai 37 e mezzo massimo. Però speriamo che, diciamo, continui così, anche se non penso, ecco, sicuramente l'andata
all'allontanare, visto che appunto sta prendendo l'antibiotico, però non penso che le sia passata del tutto. Non può aprire manco la bocca, perché ovviamente con queste placche nella gola, insomma, un po' così, però già va sicuramente meglio. Diciamo che ci vuole il tempo che ci vuole, vista l'infiammazione, insomma, questa infezione che ha nella gola. E va bene, ragazzi, noi ci vediamo dopo, così poi, siccome tra l'altro Alessia non lo sa, Alessia non lo sa, è da dentro che sta guardando i cartoni, Alessia non lo sa, io vuoi fare proprio questa sorpresa che ci porto questo paccone e lei sarà felice. Quindi poi ci vediamo più tardi, appena si sveglia Alice, e apriamo questo pacco di Amalia. Mi raccomando, state fermi lì perché vi faccio vedere anche questo. Ah, mi avete detto pure, aspettate, perché mi avete detto, non mi vedo più, aspettate che accendo la luce. Aspettate, aspettate, sono qua. Ecco, adesso sì. Mi avete detto, dice, ma vi ho detto che vi comprate i detersivi. Ma dove sono i detersivi che ho comprato? Ve li faccio vedere, io già li ho sistemati. Io ieri me lo sono proprio dimenticato, me lo sono proprio tolta dalla testa, perché poi ho fatto lo svuota la spesa, ho fatto vedere le cose dei cinesi. Poi c'è stato, come vi ricordate, che sono venute le bambine che volevano mangiare tutte cose, e quindi ho dovuto chiudere direttamente, diciamo, tutto. Intanto vi faccio vedere, eccola, questa, la bambolina che ho preso per Alice, questa qua. Bellissime, queste proprio a lei piacciono tantissimo. 19,90 euro, ragazzi. Aveva tutti i giocattoli, a tutti, quasi tutti, le cose proprio bellissime, 19,90 euro. Tanto che mi ha telefonato mia sorella e mi ha detto, dice, ma cosa devo prendere allora per le bambine? Ed era al centro commerciale, al negozio di giocattoli lì, che è carissimo, ragazzi, non ci puoi entrare, perché i giocattoli non si possono comprare, però questo in particolar modo è carissimo. Ho detto no, non ci andare, non comprare niente, perché poi là a Villabate, appunto, che tra l'altro a lei viene pure vicino, da dove abita, c'è un negozietto dove c'ha tutti i giocattoli che vuoi, beh, un mashup, ma che bello, mi sono persa, avrei comprato tutto, bellissimo. Tutte cose, la maggior parte sono tutte cose a 19,90, diciamo, come giocattoli belli. E allora, ragazzi, io ho comprato ieri, questo, un detersivo appunto per la lavatrice, e l'ho preso al muschio bianco, perché a me piace tantissimo la profumazione del muschio bianco. Non ho preso roba marcata, ecco, perché c'erano questi in promozione, sinceramente. E ho preso anche il mio rugolino, stavolta quello blu non c'era. E ho preso, devo dire, questo qua, questo viola, che è alla lavanda. Ma è buonissimo, devo dire che se la gioca con quello blu, che è il mio preferito. Ma è veramente, veramente buono. Poi che cosa ho preso, ragazzi? Manco mi ricordo più. Poi ho preso un dentifricio. Due spazzolini, no, lo spazzolino l'ho preso l'altro giorno, cioè l'ho preso nell'altro negozio, mi pare forse dei cinesi, no? Quindi che ho preso poi il pacco di pannolini, poi che ho preso? Non sapete, si è svegliata Alice, eccola, eccola! Ti stavo venendo a svegliare fra poco. Aspettate, ragazzi, una, due, tre! Si è svegliata, così adesso apriamo il pacco. E poi che cosa ho preso? Non ricordo, devo essere sincera. Ho preso un pacco di tovaglioli. Un pacco di tovaglioli. Niente, niente di particolare, perché il detersivo dei piatti l'avevo. Lo sgrassatore pure. No, questo fondamentalmente. Un riazzurro ho preso per il water, perché io uso quello, mi piace. O questo, o il Lisoform, a me piace pure tanto. Però stavolta era in offerta il riazzurro, ho preso quello. I cotton fioc ho preso e basta, ragazzi. Questi sono stati, diciamo, gli acquisti del negozio dei detersivi. Buongiorno, buon pomeriggio, Dindi. Che c'è? Oh, ma io qua c'ho una bambola, se la vede. Aspettate che spengo. Mamma mia, aspettate che ora sono di nuovo al buio. Ecco, mamma mia. Aspettate che accendo magari qua. Uno, due, tre. E luce fu. E niente, ora ci dobbiamo mettere un poco qua, mezz'oretta, perché lei si deve svegliare. È vero? Mamma mia, buon pomeriggio! Ti sei riposata? Sì? Va bene, ragazzi, io la sveglio un pochino e poi apriamo il pacco di Amalia. Io già mi immagino proprio, io veramente sono in fervore, perché anzi sono stata, non lo so come, ho resistito, ma volevo aprire pure con la bambina. E
Così apriamo questo pacco bellissimo. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo Vlogmas, all'interno di questo Vlogmas. Io niente, come ieri sono di nuovo nella stessa postazione, allo stesso orario quasi, insomma, con la stessa pasta e con lo stesso condimento che, se ben vi ricordate, era quello che avevo fatto ieri per metà e oggi mi faccio l'altra metà. Niente, stamattina appunto risvolti, sono andato in banca, sono riuscito a concludere tutto. Cioè, nel senso, dovevo fare il discorso di quell'applicazione, mi hanno dato il codice, l'ho già inserito, soltanto che, piuttosto che, l'ho sbagliato io, non è stato un errore loro, piuttosto che associarlo al bancomat, l'ho associato alla carta di credito. Quindi cosa vuol dire? Che ogni volta che pago non mi detraggono i soldi dalla carta principale, insomma dal bancomat, ma dalla carta di credito. Quindi questo cosa vuol dire? Che prendo oggi e pago il mese prossimo. Tanto prima o poi devo pagarlo. Ma là è stato un errore mio. E niente. Poi insomma gli ho fatto vedere quella busta che mi era arrivata con il consenso che dovevo esprimere per nuovi aggiornamenti del conto, i nomi, cognomi, legge sulla privacy. La mia testa è staccata. Insomma abbiamo fatto tutto, ma cioè è una banca 40 minuti per arrivarci, chissà quanti chilometri, ma è stato soltanto perché non c'era la mia referente, ma infatti penso di andarci più arroccatissimo. Cioè, sono uscito all'autostrada, ho passato due paesi, passando questo paese poi ho preso strade di campagna, mi hanno portato un altro paese disperso, insomma. Niente, strada immensa, non finiva mai, però bei paesaggi, però bei paesaggi. Anche il paesino era grazioso, sai, di quelli, sembrava tipo un villaggio caratteristico, no, bello, bello, il paesino bello, però non ci andrò più. O quantomeno non ci andrò più. Se voglio andarci per piacere, magari ci andrò, ma non penso che ci andrò più per discorsi relativi alla banca. E siamo qua. Niente, oggi è martedì. Iniziamo un'altra giornata lavorativa, così come ieri. Ieri sì, è stata una giornata molto blanda, tant'è vero che siamo usciti prima, come vi ho detto ieri, insomma, se ci venivo o non ci venivo, praticamente era la stessa cosa, però meglio andarci perché almeno le ore non mi vengono detratte. Ragazzi, questo è quanto. Noi, detto ciò, mangio, vi auguro buon appetito e ci aggiorniamo dopo. Ciao. Qua. Allora, adesso apriamo la porta. Ho detto che c'è una sorpresa. Così vedrete Alessia. E allora. È un pacco che ce lo manda Amalia. Allora, aspettate perché lo sto trascinando con i piedi. No, mettiamoci là. Aspettate un attimo che vi sistemo, belli sistemate, così lo apriamo. Un attimo, non andate E via. allora, eccoci qua. Già loro stanno aprendo tutto. Mettiti di qua tu, vieni qua. Ecco, mettiti così. Vediamo un po' cosa c'è. Sei contenta? Questo non c'è bisogno di toglierlo così. Va bene, dai, ormai. Allora, mettiti qua, apriamo, vieni. Vieni qua, aspettate che devo questo coltellaccio. Aspetta. Allora, però, senza fare la confusione che fate sempre, ok? Piano piano, piano piano lo apriamo. Apriamo le cose piano piano, perché tipo non si capisce più niente. Aspetta. Levatevi le manine perché vi tagliate. Alice, stati ferma. Stop. Piano piano. Allora, per la famiglia del cuore, vediamo cosa. Aspettate, perché la non è mia. facile. No, no, tu mica sai leggere. Aspetta, vediamo un pochino. Questa è una bellissima cartolina con. C'è il dita, lo deve dire lei. Chi è questo? Babbo, come dici tu? Babbo, no, ma perché? No, guardate, già ci ha rotto qua il regalino, la manina.
Questa poi me la leggo io. È un pensiero per noi e la leggiamo dopo. Che bello, ti piace questo? Ti piace? Che bello, ci piace il nastrino. No, 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 amore, non si può, ormai l'ha strappato. Dammi. Ok, allora andiamo piano piano. Aspetta, prima c'è questa busta qui, vediamo cosa c'è dentro. C'è le cose di Natale sono! Allora piano amore, perché altrimenti è vero, poi ogni volta non si capisce niente. Facciamo che apriamo le cose piano piano, perché altrimenti non si vede niente. Allora qui ci sono due dolce vita, vediamo quello qua. Uno è di Alessia, uno è di Alice, uno col blu e uno col rosso di Natale. Amore, aspetta, aspetta, aspetta. Perché altrimenti lo fa pure lei e non si capisce più niente. E allora guardate qui che sono carini. Questo. Eh sì, è tu, è tu. E questo. E questi di qua li mettiamo qui. Ecco. Questo pure, questo vediamo di chi è. Questo è di Alice, vediamo. Ah, ma che belli, questi qua ce li mettiamo adesso per Natale. Guardate che bello, è una felpa tutta di Natale. Che bella. Ma lo sai che non hanno nulla, diciamo proprio. No, piano, calmati, di Natale, non hanno proprio nulla, diciamo proprio. Poi guardate che sono, io sono pazza di questi tipo gnometti, cofatine. Proprio veramente. E questi mi piacciono. No, devi stare zitta, amore. Questi mi piacciono perché non sono, vediamo, non sono prettamente natalizi. Io li posso lasciare tutto l'anno. Io li metto. Quello che ho lì sulla cappa, io lo lascerò tutto l'anno, per esempio. Wow, perché mi piace. Grazie. Aspetta, no, non sappiamo cosa ci può essere, che magari si possono rompere. Aspetta, vediamo, apriamo. Vediamo. Sì, facciamo pure la canzone della recita. Vediamo cos'è. E già l'abbiamo fatta. Non apriamo tutto. Che bello, questo per la casa nuova. Lo sai che ce n'ho uno simile di questo di qua, che però è più piccolino. A me piace. È già la casa nuova. È per la casa nuova, ci dobbiamo mettere questa. Qua. Sì, certo, ci dobbiamo mettere quelle foto. No, però questo si può rompere, amore. Mamma, aspetta. Metto da parte. Aspetta, lo metto da parte io perché si può rompere. Allora, no, il coltello! Mamma mia, ragazzi! Ragazzi, perché il tempo di cuore può passare avanti, perché sicuramente ci sarà un macello. Questi li metto da parte. Poi vediamo cosa c'è. Io guardo le misure. 24, questo di qua. E pure di Alice, che carino! Oh, che bello! E per te? Ti piace? Sì! Piano piano, noi dobbiamo uscire le cose piano piano, piano piano. Poi cosa c'è qua? Wow, che cos'è questa qua, di chi è? Vediamo, vediamo. Aspetta, ah, questa sarà di Giulia, penso. Ancora no, ancora no. Mettiti qua, dai. Che bella, mia Maria, è meravigliosa. Una felpa tutta di topolino, è bella. Sì, perché lei mi aveva detto che nel modo di poi di fare il pacco hanno dimenticato di fare queste cose qua, aspetta. Ha dimenticato a mettere le targhettine con i nomi. Ah, no, no, amore, così si rompono. Aspetta, 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 aspetta. Era meglio che lo aprivo solo. Allora, lei ha preso questo e lo apriamo. Wow! Queste sono le tazze. Allora, tu lo sai, Amalia, che io ho dimenticato a portarmi dalla Germania le tazzine del caffè? Sono tazzine del caffè? Perché io non ne ho, me la sono guardata, eh sì, sono tazzine del caffè, che bello, oh, bellissime, oh, che particolare, aspetta, li dovrei vedere, queste non sono vostre, sono tutte con il personaggio natalizio, alla stile americano questo, non ho le tazzine del caffè, me le sono dovuta fare vedere una da mia madre, perché le lasciate tutte in Germania, bellissime, bello, 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 vuole questo, ma questo si rompe, non glielo posso dare, no no. Perché ce la sono morata? Vieni, guarda, guarda, vieni. Guarda, piano. Guardate qui, questo non ce li mettiamo sotto l'albero. Guarda che bello, Babbo Natale. Sicuramente, ora vediamo, allora questo lo mettiamo
siamo qua ora. No, anzi, questo prometto non la metto qua sopra, perché altrimenti qua fa una brutta fine. Ah, queste di qua servono sempre, meravigliose, però. Ma poi bellissima, bellissima. Vediamo, aspettate, ve la faccio vedere. Ma guarda, aperta. Wow, tutto natalizio, che bello! Wow! Ah, ci sono i gattini, che io amo i gattini! Aspettate! Aspetta, cos'è? Non capisco, aspetta! Sono super dolci! Io non vorrei... no, penso sì, Anna, ecco, aspettate che... Allora, ecco, la devo aprire! Wow, Amalia, che bella! Ma è morbidissima, guarda che bella! E lo posso toccare? Guardano tutti i gattini! Oh, questa è pelosa! È pelosa questa, che bello! Sono mamma, sono la vincitrice! Sì, però non gridare, perché non si sente niente, non si capisce niente. Ecco, bella! Mamma mia, che morbida! Questa fra me è... Ah, qua ce n'è un'altra! Che cos'è? Che bella! Ma c'è un altro pledge! Che cos'è? Questo è con l'orsacchiotto, che belli! Guarda, Anita! Che bello! No, amore, non fare nulla! Sì, però io queste di qua, aspetta! Grazie! C'è pure... Comunque, questo è con l'orsacchiotto, che bello! Che sono molto... Grazie! Grazie mille, veramente! Io le adoro le coperte, mamma mia, che bello! Che stai facendo tu? Grazie! Poi! Grazie, ah, questo è il mio profondo! Levati, amore! Che bello, grazie! Grazie. Però lo sai che forse nel mio forno non si può mettere, perché non c'è il coso. Che cosa? Devo vedere, devo escogitare qualcosina. Che cosa non c'è? Questo si mette nella bacchettina, ma questo forno non ha la bacchettina. Ma escogiterò qualcosa senz'altro, Amalia. Bellissimo, la coperta, bella. Che sono belli. Grazie, amore. Questi centrini, questo è quello lungo. Che bello. Bellissimo, Amalia. A me piacciono troppo queste cose, proprio troppo per la casa, mamma mia. Regali più belli non potevo proprio ricevere. Questo cos'è? Uno strofinaccio pure di Natale col calendario 2024. Che bello! Ma io questo ci farò il quadretto, veramente. Che bello! Tiro di mezzo! Wow! Aspetta! No, levati che sei messa lì davanti, togliti! Che belle! Ci sono quattro tovagliette per noi, per Natale. Levati, amore, di avanti. Per Natale sono tutte e quattro, sì, uguali. Che belle, sono in feltro. Ma io le uso tutto l'anno, eh? Mi vedrete tutto l'anno a Ferragosto con le cose di Natale, mi interessa. Mi piacciono. Bellissime. Ah, qua c'è un altro strofinaccio. Aspetta, che bello, vediamo. No, che cos'è questo? Che bello, questo è pure un runner, sono i runner che si mettono nella... Siccome questa... amore, non si vede niente. Beh, facciamo così, dai. L'altro non c'è più niente, lo mettiamo là. Dai, giocate di là. Questo di qua, ma che bello, ragazzi. Bellissimo. Ma io sono senza parole, Amalia. Meraviglioso. Ma poi quel gattino... Ah, no, i cagnolini. Che bello, amore mio, troppo belli. Sono veramente... Senza parole, Amalia, che cosa ti devo dire? Beh, sì, io loro giocano con lo scatolo. Sono veramente troppo contenta. Poi tutte le cosine delle bambine strepitose. E tutte le cosine per la mia casetta nuova. Grazie, Amalia, grazie veramente di cuore, veramente. No, di cuore, di più. Di più di cuore, vero? Noi veramente non sappiamo come ringraziarti. Venite qua che ringraziamo Amalia, venite. Vieni qua, Alice, Alessia, vieni qua. Ecco qua, ringraziamo ad Amalia per questi regali bellissimi. Grazie, Amalia. Grazie mille, tu diglielo, grazie. Grazie. Siamo veramente felici, grazie mille, l'abbiamo aperto, sembra che lo sapevo che c'erano tutte cose di Natale, perché l'abbiamo aperto proprio apposta con l'albero di Natale qua sullo sfondo. Noi ti mandiamo tantissimi baci, grazie. Sì, tanti baci, e ci vediamo dopo! Ciao!
Signore e signori carissimi, buonasera amici nostri, ribenvenuti e ribentrovati in questo nostro vlogmas odierno. E allora, io sono ancora al lavoro, la giornata sta volgendo al termine. Oggi praticamente è giornata come ieri sera, praticamente lavoro scadente. Questa è una settimana, insomma, io pensavo la settimana che portava al Natale fosse più dura, e invece la scorsa settimana ovviamente i supermercati si sono riforniti e questa settimana insomma è giusto normale amministrazione. Però l'importante è che non perdiamo le ore di lavoro, quindi fino a quando c'è poco lavoro ma facciamo le nostre ore, per me va benissimo. E siamo qua, quindi io tra poco devo rientrare perché la pausa mi sta finendo, adesso mi fumo l'ultima sigaretta, che è brutto da dire, però insomma l'ultima diretta prima di rientrare, e vediamo un pochettino se oggi usciamo normali o normalmente insomma l'orario normale, o come ieri che siamo usciti tre quarti d'ora prima, poi alla fine insomma niente di particolare, però sono tre quarti d'ora in meno, sono 45 minuti in meno che dovranno poi essere recuperati. Tra l'altro oggi al lavoro ci hanno omaggiato con un buono di 40 euro da spendere in qualsiasi filiale dell'Edeka come regalo di Natale. E poi insomma il referente, il responsabile è passato al giro, insomma ci ha offerto una lattina di Red Bull per messaggio subliminale, dice bevi da Red Bull e cerca di dare il massimo. No, per tutto lo scherzo. Una lattina di Red Bull che, siccome adesso sono in offerta nei vari punti vendita Edeka, insomma, ci hanno omaggiato di questa lattina di Red Bull, che non è Red Bull, è Monster, giusto per non fare pubblicità occulta. E va bene ragazzi, detto ciò, io adesso sto per rientrare, gli ultimi 5 minuti. Il mio accesso, come vedete, è molto molto meglio, molto migliorato. Tra l'altro penso di non avere più niente, nemmeno dolore, però l'antibiotico sto continuando a prenderlo, ma penso che insomma lo prenderò soltanto domani, tutto il giorno, insomma le ultime due pillole domani, una la mattina e la sera, e non prenderlo più perché insomma sono praticamente guarito, non ho più dolore, non ho più gonfiore, sono bello come fino a 3 giorni fa. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona notte e ci vediamo domani con il nostro prossimo vlogmas. Ciao ciao. Buonasera carissimi amici miei. E allora, sono arrivate già le 7:30 circa, sono un mal di testa, ragazzi, mi sono dovuta prendere una bustina perché proprio mi stava scoppiando la testa, Loki mi sono presa, tanto per cambiare. Io ormai faccio pane e oggi sono tutti i miei che mi hanno portato, vi faccio vedere, vi hanno portato, aspettate che già qui ovviamente le bambine già hanno mangiato e quindi già sono state, ecco, le polpettine ha portato la nonna, quelle fatte in umido con le patatine, quindi sono rimaste queste, io mangerò queste, invece Giulia ancora ha uno spiedino che mi aveva dato sempre pure mia madre l'altro giorno, che ieri ne ha mangiati soltanto 2 di 4 e quindi li sto riscaldando, sono messi in forno e quindi mangerà questi. E allora io ho cominciato a sistemare qualche cosina di Amalia, devo dire che diciamo che alcune cose non posso in questo momento perché ci manca il chiodino per mettere il bellissimo questo che ce l'ho messo qua, perché tra l'altro ho delle fotografie che io già so che quali devo mettere, ecco, aspettate perché l'avevo chiuso, ecco, questo è troppo troppo carino, bello, a me mi piace. Ce n'è uno simile che mi era stato regalato da una mia carissimissima amica, ecco, vedete questo qui, ed è pure così con la stessa cosa che viene così a tre. Bello, mi piace, con le foto, certo, queste ho messo, vi faccio vedere ad Amalia dove ho messo le cosine, per adesso le ho appoggiate così, anche perché altrimenti in mano alle bambine fanno pure malafine, siccome mi piacciono troppo, che poi è un peccato doverli toglierle, perché dico sono, diciamo, prettamente natalizie, infatti io penso che le tazzine, pure che è natalizio, mi sa che io le lascio, mi piacciono, e anche gli gnomi perché mi piacciono. E allora questi di qua li ho messi qui per adesso, qua c'è la letterina bellissima grazie che poi ho letto,
Poi qua ho messo il Babbo Natale, bellissimo perché l'ho tolto dal mezzo da loro perché altrimenti veramente me lo distruggono. E qua ho messo le tazzine queste col soldatino. E poi. No, questo, ecco cosa ti dicevo, che il mio forno purtroppo non ha il cosino, diciamo, dove poter mettere il coprifono, ecco, però l'ho messo così, mi piace, ma lo metto così lo stesso, non fa niente. Ecco, vedi? Perché questo qui, c'ha soltanto questi tre buchini qua, ecco, vedi com'è? Quindi non potevo fare altrimenti e l'ho messo così, vabbè, non fa niente, mi piace lo stesso. Ecco, visto? Mi piace. Quella è bella Beato, che canta le canzoncine nella recita. è nato Dio per noi e basta. Ci siamo quasi, perché dopo domani, Inizia la amore recita. mio, che poi non è una recita, io non ci avevo capito niente, ragazzi, è un presepe vivente. Infatti. Io non lo so, hanno voluto fare questa cosa, io veramente le bellissime recite dei bambini con le canzoncine, balletti, cose, no, un presepe vivente. Ma vabbè, comunque l'ho Va deciso. bene, ragazzuoli, io ecco che Alice ha ricominciato. Io con Alessiuccia mia vi salutiamo, vi diamo così un bacione grandissimo a ognuno di voi. Non mi sono messo il pigiama. No, questa è la felpa. E ci vediamo al prossimo. Bragma! Si è salvata. Te lo sei ricordato. Un bacione, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, Amalia. Ringrazio Grazie, Amalia. Amalia. Ciao.